Di nuovo in studio per altro studio sport con Sergio Brighenti. Allora, non abbiamo citato, o meglio, abbiamo citato così un po' en passant, un acquisto che però ha fatto la Juventus, che già insomma è favorita almeno adesso per il prossimo anno, poi vedremo i prossimi 2 mesi di mercato, però ha preso Mario Mandzukic, attaccante dell'Atletico Madrid, È tutto caratteristiche un po' diverse da quelle di l'opposto Tevez, di però un Tevez. bell'acquisto, insomma. Sì, un ottimo centravanti, però vedere se introduce nel gioco della Juventus. Il problema è quello che ha fatto Tevez, che ha vinto il campionato, secondo me, al 90% è stato lui. Adesso quelle caratteristiche di Mandzukic non sono, anzi, lui aspetta concludere l'azione sulle azioni dei È il compagni. classico finalizzatore, dai, d'area di rigore. Esatto, il problema è quello, la Juventus dà il compito di creare intorno a Mandzukic una, diciamo così, una riserva di palloni perché possono essere conclusi verso la rete. È naturale che riusciranno perché ho grande fiducia di un ragazzo che si chiama Marotta. Che quindi Un insomma qualcun altro ragazzino porta a proprio. casa Elio. Il ragazzo l'ho avuto 4 anni come mio collaboratore E barese. quindi insomma ti fidi ciecamente. Accecamente Elio, proprio. ma secondo te proprio per il fatto che Mandzukic ha caratteristiche diverse per sostituire Tevez, che insomma adesso devono trattare sul prezzo ma andrà al Boca Juniors, basta Dybala o prenderanno qualcun altro in attacco No, nella dirigenza bianconera? se sostituisci Tevez con Mandzukic e Dybala, beh, mi sembra una bella sostituzione. Forse la Juve, al di là che Sergio dice che Tevez ha vinto da solo il campionato, io posso Sì, anche esagerando, in una ecco. certa parte concordare, perché i gol li ha fatti parecchi, però questi due lo sostituiscono al meglio, assolutamente. E per di più c'è da dire una cosa, che sono due con i quali Allegri può mutare il tipo di gioco, perché Dybala e Morata possono fare più o meno il gioco che svolgeva Tevez. Dall'altra parte, se vuoi invece una punta d'area di rigore, Ha c'hai preso Mandzukic Mandzukic, davanti con se rimane gli Oriente non lo sa, insomma, alternato però. uno dei due tra Dybala e Morata, a meno che non intendano, come sembra essere, andare a prendere il famoso trequartista. Sergio ha chiesto, tu Ma lavori a scusi, goal.com, quindi di attaccanti te ne posso intendi, intervenire su un Sergio? attimo? Mandosi che centravanti che ha preso la Juve ha bisogno più che di mezze ali, mezze punte vicino, ha bisogno di gioco Sulle sulle fasce, fasce sì. Che comunque la per farlo. Juventus ha, insomma, perché gli esterni di Penso che Kroos li Marotta lo mettono, sappia. soprattutto Lichtsteiner. Dicevo, Sergio, che se tu lavori a goal.com, quindi di attaccanti, insomma, anche solo per il nome Ne del portale, cioè, capiamo. dovresti effettivamente intendere. Ma la questione è, Dybala in questo momento è già ad un livello, al di là delle caratteristiche, è già ad un livello di Tevez. No, non lo possiamo dire, non possiamo neanche sapere il suo potenziale, se riuscirà a metterlo in pratica fino in fondo. Sicuramente è un attaccante che ha dimostrato di saper far gol, di saper giocare anche un po' più lontano dalla porta rispetto a Mandzukic, che sarà il suo compagno di reparto. Ha fatto cose buone a Palermo anche in veste di assist con Vasquez, però giocare con la maglia della Juve è un'altra cosa. Ora per la Juve bisogna capire quale sarà la prossima mossa, se è un trequartista oppure se Allegri deciderà magari a inizio ritiro di provare anche il 4-3-3, allora andrà fatto qualcosa anche come esterni offensivi, perché la Juventus al momento ha più punte centrali, seconde punte, ma non ha veri e propri esterni d'attacco, per cui per la Juve è questo il grosso dubbio al momento. In caso di trequartista si fanno nomi importanti come quello di Oscar, e sono giocatori che porterebbero quella qualità che con l'addio di Tevez è necessaria per innescare Mandzukic, Dybala, Morata, insomma le punte. Giocatori comunque sulla tre quarti quest'anno sono adattati, Vidal, Pereira, Esatto. però non erano veri e No, propri non tre sono quartisti. trequartisti. Sergio, tu tanto Sarà. mi hai detto già hai fiducia a Marotta, il trequartista lo prende. Sì, però più che Dybala, che è un giocatore come Sala, quello della Sala, Fiorentina, dici. Sala. Io sinceramente vicino a Mandzukic non lo vedo, perché con Tevez poteva anche dialogare in spazi stretti, la rapidità che ha. Mandzukic in spazi stretti non si trova bene, lui ha bisogno, ripeto, di grandi ali. Però se E anche gli metti di poi. fianco Morata, Morata è uno che Ma, no, spazia, ma non è che è infatti io proprio quello ripeto, d'area e di basta, fianco a insomma. Mandzukic, secondo me, Puoi vicino a mettere un Mandzukic po' ci vuole il chiunque degli altri. trequartista che lo inneschi. Se invece giochi senza Mandzukic, e io alla fine, ragazzi, qua ve lo dico adesso, 2 mesi e mezzo prima che inizi il campionato, secondo me Allegri inizierà il campionato con Morata
e Dybala, cioè due che davanti non danno punti di riferimento alle difese avversarie, due che si inseriscono, due che giocano per la squadra, nonostante siano dei bomber, giocano per la squadra. E Mandzukic, con Mandzukic devi cambiare un modo tattico. C'è un grosso problema ancora, che io, se trovo Marotta, gli dico, guarda che Dybala viene a portare via lo spazio a un grande giocatore che era Pogba. Mandzukic, se gioca con Dybala, Pogba è chiuso, perché gli impediscono. Dico la verità, secondo me uno come Pogba va al di là di qualsiasi schema, insomma, può mettere a giocare lo spazio se lo prende da solo. Ormai Sergio è tanto, esatto, lo spazio se lo va a prendere, basta che gli dai il pallone, alcune partite le vince anche da solo, uno spazio di sua volontà. Però non so se sei d'accordo, se c'è un Dybala con Tevez che va via, Pirlo che probabilmente anche andrà via, Pogba resta l'unico giocatore della Juve in grado di risolvere la partita con un solo colpo, come ha fatto quest'anno in diverse occasioni, per cui credo che qualunque sia l'attacco, il modulo, lo schema, la Juve sarà incentrata ancora attorno a Pogba nel caso in cui si riesca a resistere a quelle che sono le offerte che dovrebbero arrivare dall'estero nelle prossime settimane. Sergio, ma tra l'altro prima che poi arrivasse Mandzukic per la Juve si era parlato addirittura di Higuain. Perché insomma effettivamente in questo momento, come abbiamo detto, il progetto Napoli, col fatto che è cambiato l'allenatore, il direttore sportivo, stenta un po' a ripartire, insomma alla fine poi invece Higuain rimane a Napoli, secondo te insomma riescono? È ancora difficile da dire, perché comunque sono operazioni che si definiscono di solito a luglio, quando si parla il anche di Caglieron all'Atletico, cioè si rischia un po' di smantellare una squadra che in questi anni è qualcosa andrà fatto anche, in uscita anche di Bartels, non sì, anche Mertens, qualcosa andrà fatto, il procuratore di Insigne nei qualcosa andrà fatto in uscita, anche perché cambierà il modulo, quindi ci saranno giocatori che saranno meno indispensabili rispetto a un anno fa. Caglieron è l'esempio più, insomma, più significativo, perché è un esterno d'attacco puro, sì. Se Sarri giocherà senza esterni, Caglieron chiaramente rappresenta un'occasione per far cassa, anche perché il Napoli ne ha bisogno. Higuain è una situazione più delicata, perché comunque è il giocatore simbolo della squadra, dopo queste due stagioni comunque tra alti e bassi, non puoi permetterti. È centrale anche la nazionale, è centrale l'altro ieri. Hai ragione, però io voglio vedere. È riserva a te. Ho capito, però voglio vedere Higuain con Sarri, ragazzi. Me lo voglio proprio vedere. Guarda, io posso dirti la verità. Io su Higuain io faccio un discorso molto simile a quello di Pogba, ovviamente con diversi anni più, un altro ruolo e tutto. Cioè, ma secondo me Higuain puoi metterlo in qualsiasi modulo, che tanto è talmente bravo che poi alla fine c'è poco da stare lì a fare tante alchimie. Lo puoi fare, sì, Mattia, hai ragione. Lo puoi fare però con certi allenatori, con altri tipo Sarri. Sarri ha un suo gioco, ha un suo modo di è un geometrico. È un geometrico, bravo, è un geometrico, non è uno di fantasia. Capito? Higuain invece la fantasia ce l'ha. Però, cioè, vi dico la verità, forse a livello offensivo, mi rivolgo di nuovo a Sergio Chiesi, onestamente sì, ci sono delle differenze a livello magari tattico, però quel gioco molto offensivo che ha proposto Benitez in questi anni, con una difesa che era anche un po' ballerina, onestamente assomiglia anche un po' a quello di Sarri, che comunque ha sempre cercato di giocarsela. Anche quando è venuta a San Siro col Milan, abbiamo visto, Lempoli, cioè, non ha paura del palcoscenico, ha prodotto molto calcio offensivo, ha prodotto molte occasioni, ci sono statistiche su statistiche al riguardo che certificano come Lempoli sia stata una delle squadre più offensive del campionato, per cui io credo che gli attaccanti del Napoli comunque avranno parecchio lavoro da fare. Su Higuain la situazione è comunque legata anche alle offerte che arriveranno, perché sono pochi i club in Europa che possono permettersi di prendere Higuain. La richiesta del Napoli, quella realistica, non quella di 100 milioni che ha fatto De Laurentiis, si aggira attorno ai 50 milioni. Insomma, se non arriveranno... Ha sparato alto. Così, sì, con i 100 milioni chiaramente quello è cinema. Lui ne sa bene di cinema. Dell'ambito, insomma. Però sono quelle 3-4 squadre, Arsenal, Liverpool, United, che dovessero decidere di investire pesante su un attaccante. Higuain è uno di quelli che potrebbero interessare. Sergio Brighenti, qua abbiamo parlato di Sarri, quindi ti porto sull'Empoli, perché qui poi alla fine i migliori giocatori italiani dell'Empoli comunque probabilmente li prende la Juve, nel senso che Rugani ce l'hanno già e probabilmente prendono Saponara, che rischia di diventare un rimpianto di quelli clamorosi per Elio Arienti, perché cioè, insomma, ha visto andare via dal Milan. Per me non frega niente, lui per il Milan proprio. Ma la Juventus ha due serbatoi, secondo me, che sono uno il Sassuolo. E adesso si è appropriato anche dell'Empoli, questo lo so,
Però Saponara, secondo te, ha bisogno di fare un altro anno, un altro due anni in una squadra in cui può giocare di più? O dici no, lo mandiamo comunque a fare di nuovo l'esperienza nella grande come ha fatto al Milan, che è un po' più un rischio? No, non può dare subito titolare, non c'è neanche lo spazio. Tu lo lasceresti insomma ancora in provincia, magari a dire vediamo se si è ripreso a livello fisico? Il primo girone d'andata lo terrei in panchina o usarlo se c'è necessario. Se arriva poi, e poi siamo ancora a fine prima parte del campionato, vedi subito se ti può servire, se c'è anche la possibilità che diventa titolare, altrimenti si presta. Però Elio, il cambio diciamo di prestazioni tra il Saponara del Milan, che ha avuto anche mille problemi fisici, e quello dell'Empoli, forse non è magari anche il sintomo di quanto un giocatore, che capita ogni tanto, magari si trovi meglio in una piazza dove ha meno pressioni, poi invece magari vai al Milan, ragazzi, vai alla Juventus, sai, con tanti problemi fisici alle spalle. Ci sono giocatori che giustamente vengono definiti giocatori di provincia, perché quando devono fare il salto di qualità non riescono a farlo per tutta una serie di motivazioni. Saponara, io purtroppo per lui credo che sia un giocatore di provincia. Posso tornare un attimo su Sarri? Ragazzi, sì, beh, tanto abbiamo fatto Saponara, ci siamo, sì, insomma. Cioè, ragazzi, Sarri ha sempre lavorato in situazioni di un certo tipo, non ha mai avuto grandi campioni a sua disposizione, quindi lui lavora bene con i giovani, con quelli che non hanno quella pill sul pubblico, sulla gente di un certo tipo. Cioè, Sarri, quando dovrà allenare Higuain, ammesso che resti, che gli va a raccontare a Higuain? Perché questo, Sergio, ragazzi, Chiesi, questo è un campione. Il povero De Laurentiis, che adesso non è che tanto si difende benissimo da solo, però giustamente ha cercato di sparare un po' al tino anche sull'allenatore, perché ha cercato di prendere un Unai Emery che difficilmente va via da Siviglia l'anno in cui può fare la Champions, esatto, no? Quindi si sapeva che gli avrebbe detto di no. Onestamente, con Mihajlovic che va al Milan, chi doveva prendere? Ha fatto la scommessa, tu sei d'accordo? Sì, si era pensato in un certo momento che potessi aspettare Montella, che si stava separando dalla Fiorentina. Però è andato abbastanza deciso su Sarri, dopo che ci ha parlato la prima volta, è stato un po' conquistato da Sarri. Siamo stati sorpresi, proprio. È un'incognita, convinto. Sicuramente, una piazza come Napoli. Non poteva prendere Spalletti, sappiamo che ha avuto comunque qualche contatto, viene, però non poi viene, insomma, se Montella ha lasciato la Fiorentina, tutti hanno pensato che aveva già un accordo con De Laurentiis, e tu che forse sei informato più di noi, ma cosa è successo? No, invece no, non c'era nessun accordo, non c'era nessuna intesa, diciamo che lì ci sono degli screzi tra Montella e la Fiorentina che vanno al di là di possibili accordi. È stata talmente burrascosa la separazione che era anche difficile poi accasarsi subito in un altro club. Ragazzi, noi paghiamo anche Spalletti, ricordatevi che Spalletti viaggia dai 4 ai 5 milioni all'anno, eh? Però è un allenatore che adesso ha anche esperienza internazionale, ha fatto molto bene negli ultimi anni alla Roma, allo Zenit, quindi sì, insomma, no, sarebbe stata forse più una certezza. Ma ripeto, questo viaggia fra i 4 e i 5 milioni all'anno, chi si può permettere un allenatore del genere? Il Napoli? È anche vero che se lui continuerà a chiedere l'ingaggio che prende Merlus, difficilmente tornerà ad allenare altre case. Va bene, d'accordo, però di fatto lui, il suo cachet è questo. È un cachet se lo tiene lui in tasca. Ho capito, però ragazzi, chi se lo può permettere una roba del genere? Ma in questo caso diciamo che De Laurentiis ha deciso di non permetterselo. Il grido della scommessa. Però insomma è comunque un allenatore, facciamo i complimenti a Maurizio Sarri, un allenatore di quelli che veramente si è fatto da solo, insomma non aveva spinte. Mattia, ti correggo un attimo, lui non è un allenatore, lui è un maestro di calcio. Ed è sicuramente uno lui che ha fatto tanta gavetta. Lui insegna calcio come tanti altri allenatori, no, non tanti, pochi altri allenatori sanno insegnare. Insomma, ha proposto dell'ottimo calcio con una squadra che rispetto alla Serie B peraltro ha messo ben pochi innesti, ha speso molto poco, quindi rinnoviamo i complimenti. Ma ecco perché siamo in chiusura. Un secondo solo. Ecco perché, essendo un maestro di calcio e Higuain è un campione, cosa gli puoi insegnare? Vedremo come andrà a finire. Salutiamo i nostri ospiti, Sergio Brighenti. E io saluto gli sportivi. Elio Arienti. Saluti a tutti, ciao. Sergio Chesi di Gol.com. Grazie, ciao a tutti. E ovviamente i nostri telespettatori, grazie per averci seguito. Arrivederci. Non perdere più opportunità con i tuoi clienti. Manet e Unify ti propongono soluzioni telefoniche che si integrano con qualsiasi dispositivo mobile, ovunque ti trovi, come in ufficio. Migliora la tua produttività e competitività.
offre alla tua azienda un nuovo modo di lavorare. Venite a conoscere i nostri prodotti sul sito www.manet.it. Manet, le soluzioni che fanno parlare.